Welcome to Tripilare, like and subscribe. Iniziamo la nostra passeggiata nel centro storico di Como, dirigendoci subito verso il Lungolago. Sono già quasi le 3 del pomeriggio e sappiamo che d'inverno qui il sole tramonta abbastanza presto. Meglio quindi approfittare delle ore in cui il sole splende ancora e ci scalda per poter passeggiare sul Lungolago. Questo video è stato girato in una domenica pomeriggio di novembre, quando il livello del lago era molto più alto del normale ed in alcuni punti era anche esondato, provocando qualche disagio. La giornata è comunque splendida e molta gente ne approfitta per passeggiare sul Lungolago ed ammirare il panorama. Proprio di fronte al lago c'è la funicolare di Como e come vedi c'è anche chi fa la fila per salire là in cima per vedere il panorama del lago di Como dall'alto. Sono appena passate le 4 del pomeriggio e come vedi il centro di Como si trova già all'ombra, ma su una parte del Lungolago splende ancora il sole. Aspettando il tramonto, continuiamo in tranquillità la nostra passeggiata. Ritorniamo ora verso il centro di Como ed andiamo davanti all'imbarcadero dove è in partenza il battello storico Concordia. Il battello Concordia iniziò la sua navigazione sul lago di Como nel 1926 e, dopo un periodo di stop, ritornò a navigare nel 2016. Una volta calato il sole non c'è più molta gente qui sul Lungolago. Spostiamoci allora anche noi nella piazza principale per un aperitivo. Siamo ora giunti alla fine del video, metti un like ed iscriviti al canale, così ci vediamo alla prossima avventura, ciao!